Gandalf o Silente? Analizziamo i personaggi? Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. E oggi analizziamo Gandalf e Silente, come avevamo anticipato prima. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. La prima cosa che possiamo notare di Gandalf e Silente, soprattutto influenzati dalla rappresentazione cinematografica, è che sono due personaggi dall'aspetto molto simile. Di' la verità che è capitato anche a te di confondere i due attori. O magari ti è capitato di sentire gente che diceva: ma ehi, ma quello è Gandalf! Ehi, ma quello è l'attore che ha fatto Silente! Tipo, no! Ma anche per questo video, così come avevo fatto per il video su Harry e Frodo, ho chiesto ai miei Mellin su Instagram la loro opinione, chi preferissero tra i due e secondo loro cosa avessero in comune e cosa invece no. E il mio Mellon Christian Culicelli mi dice: sono personaggi molto simili, sono accomunati non solo dalla magia ma anche da una profonda saggezza e l'essere delle guide. Forse una importante differenza è che mentre Gandalf ha una saggezza innata data dalla sua natura Maiar, quella di Silente è quella di un uomo che l'acquisisce anche con grandi dolori. Un'altra similitudine è che, per assurdo, entrambi sono molto potenti, eppure nelle saghe usano poco la magia. Gandalf contro il Balrog, Silente contro Voldemort. Usano il loro potere non per forza o superbia, ma solo in bisogno e preferendo il consiglio e l'ascolto. La prima cosa che possiamo constatare dal messaggio di Christian è che entrambi i personaggi hanno una grande saggezza e rappresentano la figura di guida e di mentore per i vari protagonisti dei racconti. Anche se abbiamo visto che Gandalf può anche rappresentare la figura dell'eroe. In caso non hai visto il video, ti lascio qui il link per recuperare l'analisi del personaggio. La seconda cosa che possiamo constatare, e che mi pare sia ovvia, è che entrambi hanno in comune l'utilizzo della magia. Anche se però Gandalf non è uno stregone, ma è più una figura angelica, uno spirito angelico, così come ci fa sapere Tolkien nelle varie lettere, e la saggezza che li accomuna per Gandalf è innata per la sua natura di spirito angelico, mentre Silente la acquisisce nel corso della sua vita tra le varie sofferenze e le varie esperienze che gli capitano nel corso della sua vita. Prima di continuare con l'analisi, vorrei ringraziare di cuore l'associazione Caput Dragonis che sostiene questo video e che riunisce i fan potteriani organizzando eventi legati al mondo della J.K. Rowling. E cosa consiste di preciso? Il loro principale evento è il raduno annuale dei fan di Harry Potter. Il raduno ha una durata di 5-6 giorni, durante il quale i partecipanti, smistati nelle quattro case, hai proprio capito bene, potranno assistere alle lezioni di incantesimi, antiche rune, storia della magia, cura delle creature magiche, pozioni, difesa contro le arti oscure e divinazione. Sono inoltre presenti varie attività come il ballo del ceppo, il torneo di Quidditch e i duelli di incantesimi. Hai proprio capito bene. Puoi immergerti in Hogwarts, fare un'esperienza stile Hogwarts. Se vuoi scoprirli un po' di più, ti lascio i link in descrizione. Ma adesso torniamo a noi con Gandalf e Silente. Una cosa che li distingue particolarmente è che Gandalf non è alla ricerca di potere, ma anzi lo acquisisce dopo aver superato un'ardua prova, dopo essere morto per poi essere risorto con maggior potere, mentre Silente è sempre più alla ricerca di potere, ne vuole sempre di più fino a che non si accorge che è tanto rischioso, fino a che non si rende conto di quanto è rischioso e pericoloso avere così tanto potere concentrato su di sé. Gandalf lo intuisce subito, lo si può vedere quando Frodo gli offre l'anello e lui lo rifiuta categoricamente, mentre Silente, a parer mio, in una situazione del genere, dipende dal periodo in cui si sarebbe trovato, probabilmente avrebbe accettato l'offerta di Frodo.
Probabilmente. Solo successivamente, dopo aver, se non sbaglio, perso Arianna, dopo aver subito una grave perdita e aver sofferto tanto, si rende conto di quanto possa essere pericoloso accumulare così tanto potere e tanta conoscenza. Ma non vorrei dire fesserie. In caso mi sbagliassi, fammelo sapere nei commenti. E un'altra cosa che possiamo constatare dal commento del mio Mellon Christian Culicelli è che nonostante siano così tanto potenti e nonostante abbiano una magia così forte, non la utilizzano quasi mai, ma solo quando è strettamente necessario. Gandalf contro il Balrog e contro Saruman per liberare Theoden, mentre Silente contro Voldemort e contro Grindelwald. E da un altro commento di Christian, dove mi spiega perché preferisce Gandalf, mi dice: sicuramente lo preferisce per via della sua onestà di fondo. Anche Silente lo è, ma a un certo punto sei in dubbio verso di lui. Ricordo quando lessi la rivelazione finale su Harry, per un po' rimasi perplesso su come giudicarlo. E dal commento di Christian possiamo constatare che sono due mentori completamente diversi. Silente manovra Harry fino alla fine, anche con azioni discutibili, e ti fanno mettere in dubbio proprio la sua onestà, proprio come ci ha detto Christian. Mentre Gandalf non può, non ha alcun diritto di intromettersi nel libero arbitrio dei vari personaggi, degli uomini, perché va contro i suoi obblighi, i suoi doveri. E quindi abbiamo un mentore che guida i personaggi dando consigli e cercando di, tramite i consigli, di fargli prendere le strade giuste e fargli compiere le giuste azioni. Mentre il mio Mellon Alessandro mi dice che preferisce tra Gandalf e Silente proprio quest'ultimo, perché ha sempre tutto sotto controllo anche post mortem. Saggezza oltre ogni limite, Gandalf non è da meno, ma si trova quasi sempre a rincorrere le cose. Silente è sempre un passo avanti. E sicuramente dal commento di Alessandro possiamo notare che Silente ha sì tutto sotto controllo proprio per il motivo che abbiamo detto prima. Silente ha sempre tutto sotto controllo anche dopo la morte, proprio perché manovra fino alla fine le azioni di Harry, mentre Gandalf si ritrova a dover quasi rincorrere dal suo punto di vista ogni cosa, proprio perché non può intervenire come fa Silente, non può intromettersi nelle decisioni delle varie razze, perché hanno il libero arbitrio, sono libere di prendere le proprie decisioni. E quindi lui, diciamo, che si deve adattare alle conseguenze delle decisioni degli altri e guidarli verso la giusta via. E non è per niente facile. Quindi i due personaggi sono molto simili per la loro saggezza e soprattutto per il loro aspetto fisico, soprattutto riguardo alla versione cinematografica. E la vuoi sapere la curiosità? Quando è venuto a mancare Richard Harris, se non sbaglio si chiamava così l'attore che interpretava il primo Silente, era stato chiesto a Ian McKellen di prendere il suo posto, ma aveva categoricamente rifiutato per via delle brutte parole che Richard Harris aveva rivolto all'attore, definendolo un attore di pessimo calibro. Tipo, cosa? E per questo motivo Ian si è sentito in dovere di declinare l'offerta perché gli sembrava poco carino. E una curiosità: secondo Ian, tra Gandalf e Silente vincerebbe ovviamente Gandalf. Ecco, io riguardo questa cosa non saprei cosa rispondere, cioè, mettiamo le mani davanti. Non saprei cosa rispondere perché ovviamente dipende tutto dalle tempistiche e dai riflessi. E anche se a Silente è permesso utilizzare la Avada Kedavra, perché se utilizza la Avada Kedavra e inizia per prima, mi pare ovvio che abbia la vittoria in pugno, ma anche se dovesse essere così, di fatto non vincerebbe, perché Gandalf è uno spirito angelico e in quanto tale è immortale. E secondo te invece chi vincerebbe tra i due in un duello? Fammelo sapere e fammi sapere cosa ne pensi del video, se per caso aggiungeresti qualcos'altro a quello che ho detto, quale preferisci tu tra Gandalf e Silente e di la verità, ti è capitato di confondere Gandalf e Silente nelle versioni cinematografiche, vero?
Fammi sapere anche questo, perché sono curiosa di sapere se ti è capitato. Quindi fammelo sapere nei commenti sotto, perché sono estremamente curiosa della tua opinione e di vedere chi faresti vincere tra i due. E ringrazio di cuore ovviamente i miei mailing di Radio Brea e Sentieri Tolkieniani, che supportano fortemente e sempre il mio canale. Se non li conosci, corri subito ai link in descrizione per sapere di più su di loro, perché organizzano un evento molto molto bello a tema tolkieniano, Covid permettendo. E grazie ovviamente anche a te di sostenere il canale iscrivendoti, lasciando like, commenti, tutto quello che vuoi, spargendo tanto amore. Ti ringrazio tanto di cuore e ringrazio anche tutti i nuovi iscritti. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!